giornata campana per il premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio. Giuseppe Catuogno, Pifice Tritto. Napoli con il sindaco Luigi De Magistris, che prevede lo stanziamento da parte del governo di 308 milioni di euro per la città. Successivamente per Renzi la partecipazione ad un video forum al quotidiano Il Mattino e nel pomeriggio il trasferimento ad Avellino per l'intervento ad un'iniziativa pubblica al Teatro Carlo Gesualdo. Dopo la firma del patto i rapporti sul piano istituzionale miglioreranno, perché abbiamo dimostrato che non c'è bisogno di scorciatoie che comprimono la democrazia, ha detto il sindaco di Napoli De Magistris, affrontando il tema dello scontro tra comune e governo su Bagnoli. E l'arrivo del premier Matteo Renzi a Napoli è stato salutato dalla protesta di disoccupati e comitati di varie sigle, riunitisi in piazza TS Trento, a poca distanza dalla prefettura di Napoli, per inscenare una manifestazione per il lavoro e a sostegno del no al referendum. Un disoccupato che era salito sull'impalcatura di Palazzo Reale è stato fatto scendere. In campo un forte schieramento di forze dell'ordine, composto da circa 200 uomini. Corruzione negli appalti per le grandi opere, doppia operazione oggi in Italia. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito misure cautelari in diverse regioni nei confronti di 21 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione e tentata estorsione. Gli investigatori ipotizzano un'associazione per delinquere che ha compiuto condotte corruttive per ottenere contratti di subappalto nei lavori di una tratta della TAV Milano-Genova, sesto macrolotto dell'A3 Salerno-Reggio Calabria e della People Mover di Pisa. Contemporaneamente la Guardia di Finanza ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e dirigenti coinvolti nei lavori per la costruzione del terzo valico ferroviario Genova-Milano. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta, eseguite numerose perquisizioni in tutta Italia, anche in Campania. Operazione della polizia a Torre Annunziata. Gli agenti hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 8 persone, tutte appartenenti a un agguerrito gruppo criminale operante a Napoli e provincia, dedito a violente rapine in abitazione e rapine in danno di esercizi commerciali. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata hanno condotto gli agenti della squadra mobile di Napoli ad accertare come i rapinatori nel corso degli efferati assalti usavano violenza alle persone asportando denaro e gioielli. Pluriespianto di organi nella notte al Policlinico di Napoli. Chirurghi e anestesisti del reparto di rianimazione hanno lavorato fino all'alba dopo l'ok alla donazione da parte dei familiari di un ragazzo politraumatizzato. Espiantati cuore, fegato, polmoni, cornee e reni, organi che salveranno la vita ad altrettante persone. È la terza donazione in meno di un mese che avviene al Policlinico napoletano. A compiere il gesto d'amore è stata la famiglia di un ragazzo di 12 anni di Afragola, investito da uno scooter domenica sera. Gravissime lesioni riportate al cervello che ieri pomeriggio hanno portato i medici dell'ospedale universitario a dichiararne la morte cerebrale. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.